stare vicino fin troppo per imparare le cose, non le devo disprezzare, potrei finire male o troppo normale. E se cerco di parlarti non ci sei mai, non so come dirti che vorrei te al mio fianco. Quello che poi uso per comunicare, voglio fare del male, vengo costretto a tradire anche la migliore. E se cena a casa di Morgan. In che anno si sono conosciuti Morgan e Andy? Secondo me Morgan e Andy si sono conosciuti nell'80. Questa la so. Morgan e Andy si sono conosciuti nel 1986. 1986. Grazie. Due hamburger e un toast, il club sandwich, vediamo dopo. E dal sipario di casa tua è entrato Sergio! Sergio, Sergio, Marco Castoldi, detto Morgan. Bene, scusa, ho le mani un po' calde. Che ti sei portato la cena da casa? Vai, perché avevi paura. Era un presente, le faccio. Un presente anche per te. Ti voglio dare un presente. Ottimo presente. Cioè, in questo panino cosa non c'è? Guarda, lo vorrei giudicare con questa recensione. Geniale ma un po' caotico, eh? Cioè, queste palline piccoline, cosa sono? Cosa sono le palline piccoline? Queste qui. Le palline piccoline non le avevo previste, sono create da sole. Ah, ecco, sono. E io ho messo un impasto di una serie di cose. Ho messo degli un po' di cedrata. Diciamo, c'è un mondo qui. C'è tutto un mondo dentro. Tutto un mondo intorno. Che dici? Quelle sono le palline della senape. Ah, stai parlando della senape. Com'è? Guarda, guarda. Mazza, sono buoni comunque. Da quando vieni a trovarci a Napoli? Quando mi invitate. Io vengo volentieri a Napoli, mi piace tantissimo venire a Napoli. L'ultima volta che sono venuto a Napoli non volevo più ritornare a Milano e mi sono tipo fermato 2 giorni a Napoli senza dirlo a nessuno, da solo, a girare così, a vagare. Vagavo per Napoli, solitario come un amico. A Napoli succedono cose. Non è successo niente però. Niente, ho visto è lì che succede.
No, mi piaceva molto l'architettura, questa architettura moderna, contemporanea, stupenda. Per lui c'è un contrasto fortissimo, che è visibile, perché ci sarebbe anche a Milano, no? Perché a Milano comunque c'è molta architettura bella, solo che è tutto un po' più nascosto, no? Invece così a Napoli le vedi molto le cose. Comunque mi piace. A Milano c'è molta architettura bella. Beh, Milano è la più bella città dal punto di vista architettonico forse d'Europa, perché basta dire che l'ha progettata Leonardo da Vinci. È uno. Ma se Milano è una delle più belle città dal punto di vista architettonico, così, tanto per essere un po' campanilista, ma tipo Roma o Parigi? Non lo so, la differenza che c'è tra una bomboniera e una... È un bel... Te sei proprio milanese nel midollo. Morgan, datti un voto. Oggi mi do un 6. 6? Ah, ti butti giù, dai. Partendo dal presupposto che non è una cosa tra le più sane, no? Che puoi mangiare, sono quelle porcate che ti permetti... Non è che ci sia quelle porcate, a parte la salsa barbecue. Ma c'è questo persone dentro il tramezzino. Ma no, ma scusa, c'è del bacon, dell'arrosto di tacchino, dell'insalata lattuga, della cipolla, cosa c'è che ma fa ho sentito male? Animali che proprio vivi. Vabbè, è il bacon. Però, insomma, io... 8. Ma te hai mangiato l'hamburger? Se tutti dei 6... Io ho mangiato l'hamburger. Se tutti dei 6... Io non posso che darti di più. Ho fatto apposta. Esatto. Stavo dicendo la terza. Quindi ti darò 7. Sergio, è un panino. 8. È un panino. Che significa un panino? Ma tu non sai che il panino è un'arte. È come dire, vabbè, è una canzone. Vogliamo aprire il pacco? Vogliamo aprirlo, sì. Recapitato da Sergio, tuo fan. Allora, è molto fragile, pare. Per cui va tenuto, secondo me... Eccolo. Ma inizia a tagliare qua. Mi aiuti? Ok. Molto easy. Beh, bisognerebbe metterlo. Sai cosa facciamo? Siamo in quattro, no? Ognuno di noi ne tiene un pezzo. Ci mettiamo qua. Io voglio questo fondo. Io credo di essere all'estremità di qua. Sì, Sergio, vieni, tu sei qui. Eccoci qua. Certo, sei vicino a Mario. Guarda che roba. Com'è? Ci sta. Ci sta, è un bel modo di concludere la puntata, eh? Diciamo che ci fa dimenticare i panini. Tutto molto bello, sì, ma sì. Morgan vive nel bellissimo. Posto più pieno scappiamo, di zanzare del mondo. No, non ce la faccio io. Non c'è sapore che può consolare, e anche al mercato non so dove andare, e il rosmarino non mi consola affatto, no, e il basilico si è seguito.